È troppo. Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo di un film della Amblimation del 1995. Balto. È un film tratto da una storia vera, anche se in realtà c'è un attimino da vedere quanta verità c'è in questa storia, perché ci sono tante cosine che in realtà non coincidono. La prima addirittura sarebbe l'essenza stessa del protagonista, ma semmai ne parliamo dopo. La cosa vera qual è? C'è stata questa epidemia di difterite, soprattutto fra i bambini, all'interno della città di Nome, in Alaska. E l'unico modo che si aveva per raggiungerla, poiché c'era una bufera di neve, delirio, le navi non potevano arrivare, nemmeno gli aerei, eccetera, soltanto il treno poteva spostarsi, però la stazione era lontanissima. E quindi i cani da slitta dovevano prendere e andare a recuperare non il vaccino, ma l'antitossina, se non sbaglio. Il film non me lo ricordavo, ma parte in live action, non me la ricordavo questa cosa. E abbiamo questa nonna e questa bambina che si trovano al Central Park di New York e sono alla ricerca di questo monumento. E da qua comincia la nonna a raccontare la storia di Balto. Ci troviamo ovviamente a Nome in Alaska, 1925, e noi vediamo che sono organizzate queste gare fra cani da slitta. Durante questa gara vince la squadra guidata da un cane nero con gli occhi di ghiaccio che vince slealmente, e la prima cosa che ti chiedi è: boh, chi sarà l'antagonista di questo film? Dall'altra parte vediamo Balto, che è questo cane mezzo sangue, perché è l'unione fra un cane e un lupo, quindi è visto da tutta la popolazione come per metà selvatico, come non addomesticabile, che ha una grandissima amica che è questa oca bianca russa di nome Boris. E già qua mi pongo un'altra domanda, no? Ma se è tutta una narrazione della nonna, la nonna di Balto e di Boris, cosa ne sa? Cioè, ci sta che ogni tanto abbia visto loro due insieme, però se teniamo conto che io non so se perché l'ho dato per scontato, perché sono malizioso, però da tempo zero la prima cosa che ho pensato è: ma la bambina che salvano sarà mica la nonna? Perché questa è una rivelazione che viene fatta a fine film, però io vi giuro, prima cosa che ho pensato quando ho visto questo film è che la bambina fosse la nonna. Non è un altarino così incredibile. E ci sta che ogni tanto la bambina avesse visto Balto con un'oca, ma da lì a pensare all'oca, agli orsi polari, a tutto quello che è successo nella foresta, cioè quella roba lì, o l'ha aggiunta perché voleva impressionare la nipote, comunque raccontare una storia piuttosto articolata, oppure non lo so, c'è un problema di narratore onnisciente quando non può esserlo. Comunque alla piccola nonna Rosy regalano una slitta, tutto l'ambaradan che serve per guidare la slitta, perché lei è fissata con le corse e con le slitte. Difatti ha anche un cane, Jenna, che anche lei è un cane da slitta. Sta di fatto che tempo zero il cappello che le hanno regalato vola via, dovrebbe essere il cappello che le hanno regalato se non mi ricordo male, e sta per essere investito dalla slitta del cane nero antagonista Steel. Ed ecco fatto che Balto allora parte a corsa, supera tutti, afferra il cappello prima che sia troppo tardi. E già Steel un po' tanto se la lega al dito. Poi arriva il guidatore che dice: ma secondo me Steel sta perdendo un po' i colpi, cavoli, si fa superare anche da un cane mezzo lupo, che tra l'altro, cioè, ora, mi scoccia spezzare una lancia a favore di Steel, però quello stava trainando una slitta, si era fatto tutta la corsa, è arrivato Balto, bello fresco, agli ultimi metri ha fatto uno sprint e li ha superati. Cioè, anche il guidatore non mi sembra molto un genio, e si dimostrerà decisamente poco sveglio anche dopo. Sta di fatto che Balto, a prescindere, sta antipatico a tutti perché è mezzo lupo, quindi a parte alla piccola Rosy, perché la piccola Rosy è l'unica che si dimostra amica di Balto, arriva il padre di Rosy che lo ricaccia via, e c'è pure Steel che ci mette del suo, perché oltre a stargli antipatico Balto, gli garba pure Jenna, ma Jenna si dimostra già
un pochino attratta da Balto, quindi Steel proprio rosica dentro. Steel ce l'ha così tanto con Balto che lo bullizza. Cioè, proprio insieme agli altri cani, si mette lì, lo prende in giro per il suo essere mezzo lupo. Gli altri cani gli reggono il gioco, però lo fanno un po' perché sono quasi obbligati, perché Steel comunque viene visto come un elemento pericoloso. Quindi in realtà gli reggono il gioco, ma allo stesso tempo sono un po' sue vittime, no? Ed è un po' il meccanismo che a volte si cela dietro al bullismo, a volte dei ragazzi fragili, piuttosto che rischiare di diventare vittima a loro volta, si mettono a spalleggiare il bullo e andare anche a loro addosso alla vittima, ma è una forma di sopravvivenza, quindi è molto rappresentativo. Stiamo parlando del 95 comunque. All'interno di questo film si cela un forte messaggio contro il bullismo, anche perché poi alla fine il bullo viene sgamato per quello che è soltanto un poveretto che ha bisogno di attenzione, ok? Vi invito però comunque a non vedere il bullo come un cattivo. Attenzione, perché questo qui è un errore. Il bullo è stato a sua volta vittima la stragrande maggioranza delle volte, ok? Quindi in realtà non bisogna andare a sanare la vittima, bisogna andare ad aiutare, sanare è un termine brutto, intendo dire andare a sanare una situazione, ok? Non bisogna andare ad aiutare la vittima, bisogna proprio sanare la situazione, bisogna fare in modo di comprendere perché il bullo agisce in quel modo e andare ad aiutarlo, perché è vero che si rende a sua volta carnefice, ma è altrettanto vero che lo fa perché è cresciuto in un sistema dove purtroppo le cose funzionavano così. O picchi o vieni picchiato, per farla molto semplice, ok? Quindi bisogna avere pietà dei bulli. Fornirgli odio non fa altro che alimentare il sistema che sostenta tutto questo che non funziona, ok? Quindi sì, c'è un messaggio antibullista, però forse bisognerebbe vederlo in un modo un pochino più preciso. Steel è un personaggio che è bidimensionale, è sì, sicuramente forte come cane da slitta. Però come persona è molto piccola, ok? Non ci fa vedere il film come mai Steel sia cresciuto così. Ed è molto importante in realtà. Questo è un modo di vedere le cose molto arretrato. In realtà, se vogliamo andare veramente a risolvere il problema del bullismo, dobbiamo prima evitare che crescano i bulli, ok? E in questo film c'è anche un grande messaggio antirazzista. Non si sta parlando in realtà di razze umane, anche perché le razze umane, se non sbaglio, proprio non esistono concettualmente, ma qua si parla proprio di razze canine. C'è la frase più celebre di questo film, che è quella di Boris, che guarda Balto che se ne va triste perché è stato deriso da tutti, dove dice: "Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è." E al che io mi chiedo, ma è fondamentale sapere cosa si è o comunque essere qualcosa? Perché il problema è che viviamo in un mondo che è fatto di etichette, no? Quindi ci abbiamo il calciatore, ci abbiamo la ballerina, ci abbiamo, boh, non lo so, la persona che è saggia, ci abbiamo la persona che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, abbiamo delle etichette, delle macchiette. Quindi abbiamo il cane, abbiamo il lupo. Perché un lupo è standard selvaggio, il cane è standard migliore amico dell'uomo, è standard ubbidiente. Questi sono dei preconcetti, ok? E sono una cosa che io veramente odio con tutto me stesso. Anche perché il problema non è quando ci credono gli altri, cioè anche quello, sicuramente, ma soprattutto quando finisci col crederci tu. Perché se continui a dire ad un bambino che è cattivo e quel bambino comincia a crederci, abbiamo creato un problema. Se continui a dire ad un bambino che è un poco di buono e alla fine quel bambino ci crede, e quel bambino difficilmente riuscirà a risollevare un po' la sua autostima, no? Cioè, non è così incredibile. E allora io mi chiedo, che bisogno c'è di standardizzare le persone?
suddividerle in categorie. Siamo molto sfumati in realtà, no? Ora, non per fare il pirandelliano, però, che aveva palesemente ragione, tra l'altro, Pirandello. Che bisogno hai di stabilire chi sei? Quante volte ce l'hanno detto? Devi capire chi sei. A parte il fatto che cambiamo costantemente, nel corso della nostra vita siamo un continuo cambiamento. Non è che quando arriviamo alla fine, allora siamo quella persona lì. O magari, boh, lo siamo stati una volta, quello che potevamo davvero essere, non lo siamo più. È un discorso molto vago. Un discorso molto impreciso, un discorso che, ripeto, crea preconcetti e che a me non piace. Sapete io chi sono? Sono una persona che vuole stare bene. Vuole stare bene in pace con se stessa, qualunque cosa sia. E non mi interessa cosa sono. Se io riesco ad essere felice, nonostante ovviamente non possa avere il controllo delle cose che mi accadono intorno, perché è chiaro, una malattia, una disgrazia, qualsiasi cosa, io non posso controllarla. Però all'interno di questo ambiente, se io riesco a trovare un qualcosa come questi video che mi fanno stare bene, allora non so se io sono quella persona lì, ma so di stare bene. E l'unica cosa importante della vita non è chi siamo, ma è come le persone gestiscono il proprio tempo. Non domandatevi chi siete e non chiedetevi se siete felici. Seguite quello che vi piace e finché questo è entro i limiti della legalità, va tutto bene, ok? Comunque saltano fuori sti due orsi polari, due orsacchiotti, Mac e Luck, parentesi comica messa per riempire una trama che già di per sé è corta, e sono due orsi polari che non sanno nuotare. Anche lì, ora però, mi deve spiegare Nonna Rosy come fa a sapere che Mac e Luck non sanno nuotare. La cosa che però ho apprezzato di questo film, che se andiamo a vedere è molto Spielbergiana, ma anche Stephen Kingiana, ok? È quello del gruppo di reietti, no? Perché ci sono due orsi polari che non sanno nuotare. C'è un'oca, non ricordo di aver mai visto Boris volare, comunque si rifiuta di volare via, se non sbaglio, per stare con Balto. E abbiamo Balto che è mezzo cane e mezzo lupo, insomma, sono la classica, il classico gruppetto di sfigati, di reietti, che appunto per via delle loro diversità, nonostante siano diversi anche fra di loro, si ritrovano, per certi versi anche ghettizzati, a farsi forza l'un l'altro, rimanere insieme. E questo è molto bello. Ma finalmente arriviamo al punto. Nonna Rosy, o meglio, la piccola Nonna Rosy, ha la difterite, così come una stragrande maggioranza di bambini all'interno della città, tant'è che viene dichiarata la quarantena, no? Allora, se avete amici antivaccinisti, fategli vedere questo film, tanto per fargli capire un po' l'aria che tirava, ok? E come ho già detto, l'unico mezzo disponibile è il treno, però la stazione va raggiunta. Bisogna creare una muta di cani che sia assolutamente fortissima, quindi con i cani migliori della città, per poter raggiungere la stazione. Viene indetta una gara, partecipa anche Balto, peripezie, caos, eccetera. Alla fine Balto vince. Però cosa accade? Si avvicina il guidatore perché è curioso, vuole un attimino capire bene se Balto può essere domesticato. Arriva Steele che gli pesta una zampa, lui apre la bocca e grida di dolore e allora il guidatore, che non si è accorto di niente, cioè proprio pirla quel guidatore lì, dice: ah no, sta sclerando, è selvatico, non lo tocco. Sta di fatto che comunque anche la squadra di Steel non è male, perché comunque alla stazione ci arrivano e prendono l'antitossina, perché io prima ho parlato di vaccini, però non puoi vaccinare se già c'è la malattia, il vaccino lo fai preventivo alla malattia, ok? Dovevano prendere, se non sbaglio, un'antitossina. Quindi arrivano in stazione, prendono l'antitossina. Però Steel si perde. Allora, io non ho mai guidato una slitta con cani da slitta, però credo che il guidatore abbia una qualche voce in capitolo, no? Non è che sono i cani che stabiliscono completamente l'itinerario da seguire. Credo, ci sta che mi sbagli. Però, cioè, voglio dire, una mezza cartina, una bussola, vedere le stelle, il guidatore farà qualcosa per riuscire a orientarsi in mezzo ai boschi. Ci sarà un motivo se guidi cani da slitta, no? Invece no, guidano i cani a quanto pare e quindi è colpa di Steel se si sono persi.
Vabbè, nel frattempo in città si cerca un modo per calmare quantomeno i sintomi dei bambini. E c'è un'altra cosa molto interessante, perché dicono, la prego dottore, i genitori di nonna Rosy, la prego dottore, questa è l'unica medicina che ci resta e il dottore acconsente a far entrare Jenna all'interno della stanza dove si trova Rosy, perché nonostante la patologia dà comunque una certa importanza al valore affettivo dell'animale. Quindi si parla di pet therapy. Infatti, se dovete fare una tesina o un lavoro sulla pet therapy, vi consiglio di vedere quello spezzone di Balto perché è molto rappresentativo. Nel frattempo, con questa scena ce ne fanno vedere un'altra terribile in cui si vede che c'è forse il falegname del paese, non lo so, che sta producendo tante piccole bare. Nel frattempo, dall'altra parte, il guidatore, fondamentale finora, perde pure i sensi perché Steel si è perso, cadono non mi ricordo dove, batte la testa il guidatore, insomma, tanto era inutile, quindi un peso morto veramente. Quindi preso e messo da una parte e ci sono i cani che non sanno cosa fare. Di là non è che le cose vadano meglio, perché salta fuori un grizzly. E quindi parte il combattimento con Balto, arriva anche Jenna, e lo portano dove c'è il ghiaccio sottile, fanno in modo che ci caschi dentro, però anche Balto ci finisce dentro, allora gli orsi polari acquistano forza, coraggio e finalmente nuotano per salvare Balto, e io continuo a chiedermi cosa cacchio ne sa nonna Rosy di tutto quello che stava succedendo lì. Jenna rimane ferita, gli orsi polari allora insieme a Boris la riportano indietro e Balto finalmente raggiunge la slitta di Steel. Ma Steel è piuttosto restio nell'accettare aiuto da Balto. E qui c'è un'altra scena che è bellissima, perché Balto non combatte. Dice una cosa altrettanto bella, dice da quando in qua serve un pedigree per aiutare qualcuno. Applausi, applausi. La frase più famosa di questo film è quella detta da Boris, non è cane, non è lupo, eccetera. Però in realtà la più bella è questa, cioè da quando in qua serve un'etichetta per aiutare qualcuno, no? Questa è una cosa che fanno molti religiosi, no? Partono dal presupposto che il bene derivi dal loro credo, ok? Quindi il mio Dio, parlo in generale, il mio Dio fa del bene e quindi chi non segue il cammino di Dio, insomma, è un po' a sé stante. No, il bene può farlo chiunque. In qualsiasi situazione. È chiaro che bisogna definire cosa sia bene, perché se io voglio fare il bene di qualcun altro, non è detto che la mia concezione di bene sia la stessa, ok? Bisogna entrare in empatia. Non è detto che il tuo bene sia il mio male e viceversa. Anzi, non è detto che il mio male non sia il tuo bene, ok? Bisogna capire, è piuttosto complicato e non ho la minima intenzione di trattare ora questo argomento. Però non ci vuole un'etichetta per aiutare qualcuno, lo aiuti e basta. Lo stesso discorso che ho fatto prima. Balto rifiuta il combattimento, tutto quello che vuole è l'antitossina e fa l'impossibile per raggiungerlo, ma c'è Steel che continua a mazzolarlo. A questo punto anche gli altri cani disapprovano completamente. Per fortuna, mentre Steel lotta con Balto, o meglio lo mazzuola, cade giù nel dirupo e chiusa lì. Balto finalmente si mette alla guida della slitta. I cani issano il guidatore sulla slitta, che ormai ha il peso morto, più morto che sia mai esistito, e partono perché Balto è stato furbo. Cosa ha fatto? Ha marcato tutti gli alberi che servivano per raggiungere la slitta a zampate. In questo modo sa esattamente come tornare indietro. Però non è stato abbastanza furbo da non farlo presente a Steel. Quindi Steel cosa fa? Comincia anche lui a marcare altri alberi, così fa finire tutti giù da un dirupo. A questo punto Steel torna al villaggio e fa il fenomeno. Ha cercato di salvare tutti, ma non ce l'ha fatta. È arrivato Balto che ha preso le medicine. Però alla fine è caduto nel dirupo insieme a loro perché voleva fare l'eroe, ci teneva tanto a fare bella figura, però alla fine gli è andata male e niente, sono tutti morti di là e sono tutti spacciati in città. Ma arriviamo finalmente al vero pirla, mio Dio, che pirla di questo film, perché non è tanto Steel che fa il bullo e ammazza la gente, non è tanto il guidatore che non serve assolutamente a niente. Ma il telegrafista,
Ma che idea da idiota che ha avuto? Cioè, il telegrafista ha detto una cosa di questo genere: finché ci sarà speranza, io terrò accesa questa luce rossa, se non mi ricordo male, fuori dal mio baldacchino lì, dal mio ufficio, e la spegnerò quando non ci sarà più. Alla faccia della responsabilità che ti sei preso. Cioè, fammi un attimo capire, telegrafista. Tu sei andato da delle famiglie che hanno dei bambini che sono in pericolo di vita e gli dici: guardate, vi farò sapere quando i vostri figli saranno condannati. Ok, è il tuo ruolo, sicuramente devi spargere la notizia. Però, punto primo, io l'avrei tenuta accesa sempre, a prescindere. E non avrei mai fatto calare la speranza. Cioè, avrebbe avuto un senso quella cosa lì se alla fine della fiera tu non l'avessi più spenta, ok? Quantomeno finché non, magari la cosa non sarebbe variata in altro modo. Ok, magari i bambini purtroppo cominciavano a venire meno. Va bene. Però con che faccia tu fai perdere la speranza a delle famiglie? Ok? Cioè, un conto è se glielo dice il medico: guardate, la situazione è questa, se non arriva l'antitossina non può finire bene. Ma te con che faccia gli dici: guarda, non arriveranno più, sbagliandoti tra l'altro, perché poi ti sbagli. Ad un certo punto dai per scontato, siccome non poteva arrivare nuova antitossina, allora tu hai dato per scontato che la squadra che era andata precedentemente non sarebbe più tornata e hai spento la luce. Sei un cretino! Sei un cretino! Il telegrafista spegne la luce, tutto il paese cade nello sconforto più totale perché, cioè, voglio dire, è arrivato il messaggero di morte. Per fortuna Jenna è abbastanza sveglia da lasciare lei una luce, che c'è tutto il discorso dell'aurora boreale, fate in casa, ve lo risparmio. Comunque Balto è caduto giù dal dirupo con le medicine, di sopra sono rimasti gli altri cani, con il guidatore credo anche, se anche lui, e arriva un branco di lupi. I cani non fanno più tanto i furbi ora che c'è un branco di lupi in giro, non si incontrano mai, si sentono solo gli ululati. E di sotto Balto comincia a perdere le speranze, ma ecco che salta fuori questo lupo. Balto guarda le impronte che lascia questo lupo nella neve e capisce che le sue zampe, cioè già lo sapeva, ma che le sue zampe sono simili alle sue, quindi i graffi di Steel non saranno uguali ai suoi. In più, cioè, i cani hanno anche una cosa chiamata olfatto, se vogliamo essere precisi, però vabbè. Capisce Balto che la sua metà lupo, questa volta qui, può fare la differenza. Accetta la sua metà lupo e ricorda le parole di Boris che gli dice: guarda, forse un cane questo viaggio non ce la fa a farlo, ma un lupo sì. Balto risale il dirupo portando con sé le medicine, si rimettono tutti in marcia e finalmente raggiungono il villaggio. Balto fa il suo ingresso trionfale al villaggio, tutti gli altri cani che si erano lasciati abbindolare dalla storia di Steel lo abbandonano e vediamo il bullo per quello che è. Un poverino, nel momento in cui non ha più l'attenzione della combriccola, il bullo si spegne. Ecco, diciamo che questo è un modo per andare ad eliminare in modo con un palliativo quello che è il problema dei bulli. Dei bulli senza seguito non sono niente e dovranno trovare un altro sistema per essere accettati, ok? Però il problema non si risolve così, perché dico che è un palliativo? Perché lo risolvi a priori il problema. Bisogna fare in modo che il bullo non si crei, bisogna fare in modo che cresca una persona che non ha bisogno di trovare sicurezza nel abbattere gli altri. Comunque tutto il villaggio va incontro a Balto, anche gli orsi polari, i cittadini del fatto che ci siano degli orsi polari in città. Non gliene può fregare di meno, non mi chiedete perché, forse ci sono abituati, io questo non lo so. Sta di fatto che Balto è un eroe. Si torna al live action ed ecco che si scopre che il monumento che stavano cercando era quello dedicato ai cani da slitta e c'è questa statua dove Nonna Rosie, perché si scopre anche, mio Dio, che colpo di scena, che la bambina in realtà era la nonna che raccontava e la nonna comincia a parlare con Balto e lo ringrazia perché non sarebbe
sopravvissuta se non fosse stato per lui. Ma siamo sicuri che Balto sia l'eroe di questa storia? No, perché in realtà per la corsa al siero, così come è stata ribattezzata, sono state utilizzate, vi leggo i dati, 20 mute di cani da slitta. Si trattava di una staffetta. E quello che ha corso di più è il cane a cui probabilmente si sono ispirati per Steel, ovvero Togo, o Togo, non so come si dovrebbe leggere, immagino Togo. Togo dovrebbe aver corso per circa 90 km, mentre Balto solo una cinquantina. E qual è il problema? Balto è diventato l'eroe, quando in realtà, a parte che tutti i cani da slitta dovrebbero essere eroi, però quello che si è fatto molto più il mazzo è Togo. Balto era semplicemente nell'ultima staffetta e quando è arrivato in città, mega acclamazione. Però non è il nostro eroe in realtà. E in realtà non è nemmeno mezzo cane e mezzo lupo, è un Siberian Husky, quindi un cane da slitta classico. Diciamo che è tratto da una storia vera, i messaggi sono senza alcun dubbio messaggi positivi. E ci passiamo sopra al realismo storico, anche se io ve lo dico, mi sembra giusto, e lo voglio fare con questo video, se le notizie che ho trovato in rete sono ufficiali, ma dovrebbero esserlo perché a parlare era proprio il padrone sia di Balto che di Togo, che probabilmente è il guidatore sfigato del film, tra l'altro. Insomma, l'ha detto lui, il vero eroe, se ci deve essere un eroe, è Togo. E quando ho visto Balto, che io l'ho sempre considerato un cane mediocre, e ho visto che era sulla cresta dell'onda, non parlo del film, sia chiaro, dice quando è successo tutta la corsa del Siero, insomma, ci sono rimasto un po' male, perché tutto sommato Togo si è fatto un po' il mazzo, e nel film, questo non lo dice lui, lo dico io, nel film probabilmente in realtà è l'antagonista. E insomma, ragazzi, forza Togo. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. E senza alcuna ombra di dubbio, anche perché in questo film di personaggi veramente papabili ce ne sono pochi, senza ombra di dubbio do il premio miglior personaggio a Boris. E la ragione è molto semplice. Boris non giudica Balto per quello che dovrebbe essere. Non gliene frega niente se è cane, se è lupo, se è un maiale. A lui non interessa. Lui gli vuole bene a prescindere, perché non gli interessa chi è come etichetta, gli interessa chi è a livello emotivo, a livello di persona. Ok? È un cane, ma è uguale. Il concetto è lo stesso. Ha piacere in quello che è, qualsiasi cosa sia. Lui schiva le etichette, non ne sente la necessità, a parte quando lo vuole incoraggiare, quando gli dice forse come lupo ce la fai, ok? Però era un escamotage. Boris vuole bene a Balto indiscriminatamente. Per Balto è tutto, se siete d'accordo con noi un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso, da Kenny Chapo è tutto e ci vediamo con il prossimo film.